Ho sempre desiderato e ho sempre lavorato su un principio di scrittura originale e non a caso il romanzo mi è stato proposto dal lungimirante Luciano Stella, che è il presidente di MAD Entertainment, con cui stavo lavorando a Napoli Magiche, e mi regalò Napoli Ferrovia, che è il romanzo da cui è tratto Caracas, appunto il film. Ed è stato interessante ed è stato anche divertente, perché secondo me il processo che si attua quando ci si imbatte in una scrittura già consolidata è quella a un certo punto di desiderare insieme di rispettarla e di tradirla. E credo che così abbiamo fatto io e Francesco Ghiaccio, che con me firma la sceneggiatura, cioè abbiamo in nuce rispettato tutti i principi che connotano il romanzo, e intendo il carattere dei personaggi, la vicenda realmente accaduta, un racconto anche abbastanza desueto della città di Napoli, le fazioni che si incontrano in questo racconto e questo indeterminato e indeterminabile desiderio di salvezza che pervade tutto il racconto. Però io e Francesco lo abbiamo trascinato in un limbo sospeso tra la realtà e il sogno, che spero sia la marcia in più che il film restituirà al libro. La fortuna è non scrivere da solo, perché altrimenti la mia vanità, non lo so, mi farebbe fare cose impensabili rispetto alla scrittura del mio stesso personaggio. Il mio contraltare, il mio alter ego è uno sceneggiatore che ha provenienze, desideri diametralmente opposti ai miei e che soprattutto conosce le mie pigrizie. E quindi anche in scrittura mi costringe ad alzare sempre l'asticella della difficoltà e soprattutto mi segue sul set, quindi è proprio un traduttore in contemporanea di quello che abbiamo scritto, affinché io poi, una volta messomi di fronte alla macchina da presa, non mi accontenti di quello che riesco a fare in prima battuta, ma che continui sempre ad indagare. Ho legato tantissimo della mia formazione, sia di studente di teatro che di spettatore cinematografico, a un grandissimo artista che ha attraversato la prima metà del Novecento, che si chiama Orson Welles, che è uno che ha cambiato drasticamente la grammatica cinematografica, che però è stato una sorta di Leonardo della settima arte, perché si è interessato di tutta la macchina come produttore, come sceneggiatore, come attore, come regista. E questa capacità di riuscire a corrispondere ad ogni ambito e allo stesso modo di alzare sempre l'asticella della difficoltà, cambiare sempre le regole del gioco, mi ha affascinato perché mi pare impossibile che in un uomo solo coesistano tutte queste qualità. Quindi, se dovessi pensare ad un biopic, come si dice oggi, ho detto alla napoletana biopic, mi piacerebbe raccontare l'esistenza di Orson Welles.